so il valore di questa giornata dentro la settimana. Tanto grazie a Moreno per questa iniziativa, grazie a voi, alle pareti di questa importante sala, che come sapete non sono mai neutre, grazie ai parlamentari presenti, a Sarra, a Zecca, al nostro amico Cocce, naturalmente alla bravura dell'onorevole Misiani, per il quale mi complimento. Questa testimonianza che ti ha fatto l'assessore e poi fa il parlamentare, come si diceva in Germania, sono sempre i migliori. C'è questo obbligo di lucitura tra esperienza locale e esperienza parlamentare. È stato detto tutto. Io voglio fare un colpo di lapis, come diceva Vasco Errani, nella migliore stagione del suo regionalismo. Voglio aggiungere qualcosa che sia integrativo. Qual è lo specifico di questa stagione di riformismo legislativo, normativo, politico, che porta il nome dell'esperienza di Renzi, dei suoi collaboratori, della sua squadra, che arriva fino in Parlamento e nei territori? Che finalmente di riforme non si parla più. Prima c'era un esaurirsi nella declaratoria delle riforme che servivano. Lo ha detto bene Graziano Di Costanzo, da par suo. Adesso di riforme finalmente ci occupiamo anche nel dibattito parlamentare, nel dibattito concludente parlamentare e naturalmente anche in quel gesto magico che è la comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale. La quantità e la qualità di riforme che abbiamo iniettato nel Paese comincia a pensare che sia eccessivo, una quantità eccessiva. Tutto quello che è stato detto circa la legge di stabilità, ma valutate la portata rivoluzionaria delle riforme contenute nei pilastri della mania. È molto di più del passaggio dalla lira all'euro, è molto di più di quello che si è costituito in Italia, per esempio, con il nascere delle regioni rispetto allo Stato centrale. È una rivoluzione per la quale ci sarà bisogno di un dissodamento senza pari anche degli stati d'animo, dei cervelli della pubblica amministrazione, del dimensionamento politico. Io mi sto molto interessando a questo per cercare di capire la profondità del capovolgimento. Si è scritto lì, ed è legge dello Stato, che davanti a iniziative delle imprese che hanno significato sociale sul piano della ricaduta economica ed occupazionale, tutte le procedure di riferimento vengono evitate. È una rivoluzione che, se la si racconta ad uno che ha studiato nel Novecento, non si rende conto. È letteralmente la rivoluzione della pubblica amministrazione. Questo riguarda sia la vita delle imprese, lo dico a Zecca, ma riguarda anche la vita delle infrastrutture. E c'ha una connessione logica con il grande parco di infrastrutture di cui ha bisogno l'Italia ancora, che è straordinariamente funzionante. Io come persona giuridica della regione devo fare la Fondo Valdesano, ho i soldi e me li ha dati Renzi. Ho il progetto e l'ha fatto la Tecne della regione dell'ANAS. La cosa che adesso deve essere aggiunta è la procedura idonea, che è l'insieme delle autorizzazioni, che è il superamento del ventisettismo di certi funzionari, sovrintendenze, produttori vari di valori del Fratino e non so di cos'altro che bloccano le opere pubbliche. Bene, col pacchetto Mania, uno dei due pilastri destinato alla realizzazione delle infrastrutture produttive che hanno capacità di valore sociale ed economico, si salta tutto. Nasce l'opera sacrificando le procedure della lentezza. Ma questo come si chiama? Questo si chiama il riscontrare anni e anni e anni di dibattito. Io mi ricordo un gigante dell'editoria italiana oggi, Emilio Fazzi, di Quinto Decimi, quello che interroga più delle volte riuscitamente sia Vito Mancuso per la teologia che Attali per lo Stato, la politica, il mondo, e la casa editrice Lindo Fazzi, che ha a che fare un po' con la CISL, perché il suo direttore generale è la figlia di Di Crescenzo della CISL. Tu non lo sapevi questo, e meno ancora lo sapete il segretario regionale della CISL.
ed è invece una colleganza che va recuperata, perché Edildo Fazi fa bene. Bene, Edildo Fazi ha animato un'associazione a livello nazionale che si chiama Business International, dalla quale associazione partì il convincimento di Bassanini e di Prodi di far partire i RU, gli uffici unici dei procedimenti, la attrattiva nella divisione internazionale degli investimenti produttivi, si sono rivelati fallaci. E si pose allora negli anni 90 l'esigenza di procedure dedicate alla vita delle imprese e alla vita delle infrastrutture. Che gli si può dire adesso? Che ne ha fatte troppo? C'era un dibattito a Serra Bonacesca sulla bellezza di una donna che decise di farsi suora. La critica era: è troppo bella. Cioè, qual è il punto che si solleva? Che ne staffa troppo. Non c'è l'adeguatezza dell'andare al seguito della quantità e della qualità delle riforme. Allora, noi siamo arrivati ad un punto in cui il paese era molto più avanti degli strumenti normativi. L'economia, la società, la politica erano molto più avanti della produzione normativa e amministrativa. Adesso c'è una produzione normativa e amministrativa che è più avanti del paese. E la ragione di iniziative di questo tipo, senza stanchezza, senza pigrizie e gambe a cavalcioni, deve essere quella di produrre idee che poi utilizzino quegli strumenti nei tempi dati, che sono i tempi di una rivoluzione o di una guerra, perché la quantità dell'attesa dall'economia che riparte è la quantità di attesa che si ha in guerra quando si aspetta che finisca la guerra. Gli strumenti oggi ci sono tutti. Deve accadere intanto una idoneità nell'utilizzo di quegli strumenti. Le imprese lo devono sapere. Qui c'è un imprenditore che a me sta simpatico, e tra i pochi imprenditori che hanno ruolo nelle associazioni, che l'impresa la fa davvero, fa utili, fa assunzioni, paga le tasse e fa fatturato. Ci sono nelle associazioni industriali fotocopie di parvenze imprenditoriali che non fanno imprese, non fanno utili, non fanno fatturato, hanno soltanto le camicie stirate. Sono contentissimo che sia qui Zecca, in rappresentanza di una porzione importante di imprese che fa fatturato, che fa assunzioni, che fa utili. E Zecca deve sapere che questa è la volta giusta. Il porto di Ottona ha 40 milioni di euro dal master plan, ma ci sono le norme per fare in modo che quelle opere adesso vadano e idoneizzino quella infrastruttura che si chiama porto, che avvicini il porto all'autostrada e la ferrovia al sistema degli spostamenti e della produzione. Tutto questo sta in un disegno che Renzi ha saputo portare avanti dentro un combattimento del Novecento, perché c'è stato un atteggiamento da cattiveria del Novecento, soprattutto negli ultimi mesi, mettendo in campo sollecitudine elaborativa e approvativa e soprattutto una agenda di priorità che è stata tutta quanta conservata e diventata norma. Il pacchetto Madia, tutto quello che c'è nella legge di stabilità sul piano della semplificazione e della dequalificazione della pesantezza fiscale per la vita delle imprese, delle famiglie, tutta l'incentivazione per la formazione e l'educazione, tutto quello che è contenuto circa la vita delle infrastrutture, quello che è stato fatto per il Sud circa la detassazione delle assunzioni. Cioè, quella è una misura straordinaria. Poi provate a chiedere a chi di economia del Mezzogiorno ci capisce davvero. Tipo quel gigante che inventò la legge 44, Carlo Borromini. Adesso presiede la Fondazione per il Mezzogiorno, ha 400 milioni di euro per pensare idee che aiutino il Mezzogiorno. Lui mi ha detto: una misura di cui ha bisogno l'Italia è il credito d'imposta. Di lì a qualche mese diventa norma. Adesso c'è bisogno soltanto di ricostruire una intelaiatura di fiducia nel paese, che è il contrario della paura, e il dibattito politico ha un pezzo importante che deve fare, facendo sapere, facendo conoscere e facendo toccare con mano che c'è una classe dirigente che se la sente di assumersi la responsabilità, di aiutare, di utilizzare questi strumenti. Io sono adesso dentro questa nave riguardante il patto per il Sud, il
il master plan dell'Abruzzo, 1,5 miliardi di euro, per circa 13 miliardi su tutto il centro-sud. Quella è stata una chance data all'Abruzzo e non ci toccava. Che non abbiamo più i numeri di quella convenzione, i numeri gravi, però ci è stata data in ragione di un patto che Renzi ha voluto lanciare anche all'Abruzzo. Noi ci siamo ricordati dal 25 di agosto la norma salva mare blu partita all'Aquila, e lì c'è stato un pezzo di vizio nel centro politico francamente insostenibile. Ci ha fatto una norma che ci ha risolto tutti i problemi che preesistevano, ha recuperato la difesa del mare a 12 miglia dalla costa, eppure un pezzo di centro politico ha voluto mantenere in vita quel combattimento solo ideologico. E poi ci ha dato la chance di guardare il patto per il sud. Che ci sta circa la cosa? Perché adesso noi dobbiamo essere all'altezza di fare accadere le cose, di creare quel clima anche collaborativo che fa in modo che 1,5 miliardi, se si realizza domani, ha una capacità realizzativa, se si realizza tra 30 mesi perde capacità realizzativa ed è anche una perdita di chance dell'economia. Noi abbiamo messo all'ordine del giorno 1. Il sistema portuale per toglierlo dall'invalidità. Riguarda Pescara 12 milioni di euro per fare in modo che il sistema della viabilità arrivi dentro al porto senza danneggiare più o dannare il sistema di vita della città. Via Andrea Doria viene liberata. Si accede al porto come doveva essere 40 anni fa, dalla grande viabilità. Adesso voglio vedere quale cappellone esce dicendo che non si deve fare quell'opera. Secondo, 15 milioni di euro per tagliare la diga foranea e anticipare una quota di PRP. E il piano dell'aeroportuale siamo a sapere perché. Perché al Consiglio Superiore gli hanno messo le scarpe ortopediche. In 40 giorni lo si deve pronunciare. Non esiste più il diritto di rinviare con la richiesta di documenti integrativi. Vedo lì due architetti. Quante volte si gioca con la richiesta di atti integrativi per sospendere i termini e allungare senza tempo? 4 anni si è impiegato per il riscontro documentale, per la maturità documentale di questo atto di amministrazione complessa. Finalmente ci siamo, tant'è che il giorno di firma, ma è dovuta intervenire una norma risanatoria, ortopedica quasi. E chi l'ha pensata questa? Dentro questo clima di riordino, libero dalle lobby anche delle professioni, che a volte ci sono delle professioni che vogliono fare complesso ciò che è semplice. Oltre ai 15 milioni per la diga foranea e per l'anticipazione del nuovo porto del PRP portuale, ci sono i soldi per fare in modo che nasca finalmente la cittadella delle aree di risulta. Io sto per scrivere un articolo, tutto quello che si sarebbe fatto se un pezzo della politica non avesse avvelenato in termini giudiziari il dibattito. Lo faremo con quella chiave educativa e pedagogica di cui siamo capaci, perché qui non può essere tutto netto, non può essere tutto uguale a tutto. Noi dobbiamo riscrivere anche le opportunità perse per quell'avvenimento. Adesso nessuno ha il diritto di bloccare più nulla. I 12 milioni di euro per le aree di risulta devono diventare un tabellone di cantiere immediato. Ci sono i fondi per completare il Museo del Mare e anche la cittadella della musica. Il cardinale Carlo Maria Martini ci maledirebbe se noi non completiamo l'una e l'altra struttura, e poi abbiamo l'obbligo di portarci la vita. Non è che noi facciamo le opere per la gioia dei geometri, dei professionisti che le progettano o delle imprese che appaltano e che risultano appaltatrici. Dobbiamo fare quelle opere per fare in modo che ospitino la vita e la comunità di cui questa parte e significativa struttura deve ritrovare l'ambizione di realizzare un progetto di vita. E anche per questo che il Partito Democratico ha questo ruolo atteso nella società e dalla società. Ancora, abbiamo contemplato risorse per fare in modo che tutto il sistema dei porti conosca una coniugazione con le altre modalità di mobilità. A Ortona con l'autostrada e la strada e con la ferrovia, a Vasto con la ferrovia, si avvicinano i tempi di percorrenza all'Aquila Pescara perché si fa una bretella che riduce di 30 minuti i tempi di percorrenza. Ma bisogna
bisognava attendere il 2016 per fare questo, a fronte di tanti scienziati che si sono autocomplimentati al terzo piano di Piazza Unione quando spicchieravano con i crodini dicendo fasti qua, fasti là, non è partita un'opera in quei lunghissimi 66 mesi. Adesso appalta RFI, l'accorciamento dei tempi di percorrenza, solo con 11 milioni messi da noi nel patto, terreno già trovato, progetto già pronto, consensi già pronti. È frutto di che questa visione delle priorità? Di questa straordinaria donazione di strumenti normativi e finanziari. Ancora, l'aeroporto di Pescara, 20 milioni di euro per fare modo che lì si possa andare anche con la ferrovia. Noi eravamo una delle poche città d'Europa ad avere un aeroporto dove o ci vai con la gomma o a cavallo. Non era possibile andare con la ferrovia. Quanta priorità è questa per chi da lontano vuole prendere quel mezzo per arrivare lontano? E sta dentro questa logica di donazione di strumenti. Renzi mi ha posto accanto a De Vincenti due questioni di asticella di attenzione. Uno, priorità che rispondono ai bisogni veri dell'economia della regione. Due, priorità che se affrontate hanno la capacità di rilanciare, di generare effetti ulteriori. Sapete che ci sta dentro la partita del patto per il Sud a favore dell'Abruzzo? 140 milioni di euro per i depuratori. Noi abbiamo già assegnato 100 milioni di euro, 45 per il fiume Terno Pescara. Certo, dobbiamo stare attenti a questa comunità delle camicie stirate che si è insediata dentro i consorzi acquedottistici. Io ci starò attento, perché poi ci siamo croatizzati in questo senso. In Croazia, dopo la vita del Partito Comunista, si insediò una comunità politica che non erano né di provenienza politica né di provenienza alternativa politica, erano delle figure, diciamo, di comunanza imprenditoriale, di comunanza professionale, che intendevano di esprimere una specie di estraneità preesistente, però avevano una visione conficcata a terra sui propri interessi davvero irrisolvibili. Io lo dico qui, ma perché a giorni lo dico anche in altra sede, noi non è che abbiamo l'idea che queste somme per il risanamento del fiume, per il potenziamento dei depuratori siano irripetibili. Queste somme sono, non si possono ripetere, queste sono irripetibili. Questa quantità di dotazione non avrà il suo doppio fra 3 anni, fra 4 anni. Questa è la parte più consistente che dobbiamo spendere con attenzione, senza atteggiamenti, diciamo, da pelandroni della disattenzione. Noi i fondi per quanto riguarda il Pescara significherà potenziamento dei depuratori, significherà doppio il depuratore di Pescara. Adesso a Pescara faremo in modo che parta il cantiere di un nuovo depuratore da 12 milioni di euro, in maniera tale che non ci sia più questa sofferenza asfittica che ha reso quasi incivile il rapporto tra mare e città. Questa idea delle quantità, delle priorità, della logica di ciò che è urgente e che non può essere sbagliato, sta contenuta dentro alla postura culturale che ha inaugurato Renzi, sia con la legge di stabilità che con tutto il novero delle riforme. E il Partito Democratico, come comunità di 50.000 amministratori a livello nazionale e come comunità prevalente in Abruzzo, deve organizzare un rigore, una serietà, anche nei confronti del sottoscritto. Io non posso avere cedimenti, né di stanchezza né di pigrizia, perché non possiamo permetterci di ritardare alcunché. Ancora, sapete che ci sta dentro il master plan? La straordinaria rivoluzione che fa in modo, per esempio, che a Chieti, dove è nata una delle prime biblioteche provinciali del centro-sud, con donazione di 12.000 libri da parte di Romualdo De Sterling, Romualdo De Sterling che era uno che invitava in Abruzzo a Chieti a Penne, Diderot, D'Alembert, Voltaire, lui ha donato 12.000 libri a quella biblioteca e noi per circa 12 anni non abbiamo avuto la biblioteca provinciale a Chieti, una storica, illuminante, educativa biblioteca di tutto il centro-sud. Abbiamo messo 4 milioni di euro in quella biblioteca e nasce una cittadella della cultura e della pubblica amministrazione che convoca nello stesso edificio, l'ex ospedale militare, tutti gli sportelli della pubblica amministrazione. Questo, sapete che cos'è? Quello che fa capire ai cittadini perché ha senso lo Stato.
perché lo Stato ha diritto ad avere un patto fiscale, di responsabilità fiscale, di nazione fiscale. Quando il cittadino vede che quella organizzazione ordinamentale funziona, produce utilità, convenienza, organizza diritti, stabilisce doveri, è certo che ci si colloca in una logica di responsabilità. Se invece la pubblica amministrazione è un idrobo di distrazioni, di lentezza, di disinteresse, è chiaro che si rompe anche la democrazia, come abbiamo corso il rischio di vedere in quelle stagioni tra l'ultima fase di Bersani, la scelta del Presidente della Repubblica, il superamento di quella difficilissima occasione che abbiamo perso tra appena dopo le elezioni e l'arrivo anche del governo Letta. Nel masterplan ci sono le risorse per quanto riguarda i dottorati per le imprese. Ci sono le risorse per fare in modo, per esempio, che tutto il sistema della collocazione turistica possa contare su 61 milioni di euro per le piste ciclabili. Diventerà la regione più cicloturistica d'Europa. Abbiamo fatto in modo che in questa realtà del master plan si risolvesse anche un problema atavico che comincia con la storia dei torloni ad Avezzano. 50 milioni di euro per approvvigionare idricamente l'agricoltura più importante d'Abruzzo, che sta ad Avezzano, una città che era piena d'acqua, prosciugata, che è rimasta senza acqua, con un problema di dotazione, di qualità dell'acqua che rovina anche la produzione agricola lì. E dovevamo arrivare noi con questo avvertimento di priorità. Ancora, per dire la conclusione, ci sono 13 miliardi di euro ancora da assegnare dentro la cabina di regia, che Renzi sta scrivendo insieme regioni, centro del paese. Il 26 abbiamo una riunione, tre presidenti di regione, con mezzo governo, per precisare dove collochiamo 13 miliardi di euro aggiuntivi. Sapete dove andranno? Alla viabilità minore di tutto l'Abruzzo, quindi compreso anche il sistema viabile della provincia di Pescara, quella che porta a Penne, per esempio, e per i dissesti idrogeologici. Mai si è fatta un'operazione di questa natura. Dobbiamo tornare ai tempi di Ugo La Malfa e della nota aggiuntiva. Dobbiamo tornare allo sforzo non riuscito però del gruppo 80, quando si provò a mettere in campo lo sforzo riformatore di questo tipo. Non c'è per quantità e qualità. E come mai riesce a essere convincente? Io ho una confidenza amicale con due commissari europei, Violetta Bulci dei trasporti e Corina Crezzo degli affari regionali. Mi dice che quando il partito, mi dicono che quando il partito Renzi nella trattativa con l'Europa, la credibilità era pari a zero. Oggi la credibilità di questa esperienza di governo è pari a 100. Abbiamo avuto due risultati concernenti la compressione, l'abbassamento del vincolo, diciamo, del patto di stabilità. Ne abbiamo avuto uno che abbiamo già utilizzato e un altro adesso che arriva a Padova, ed è frutto di una comunicazione, di una rappresentazione, di una espressione, di una testimonianza di rigore nella cultura delle priorità che sta convincendo. Le politiche di riforma che risalgono sono condivise a Bruxelles. Adesso dobbiamo essere bravi soltanto a fare in modo che si traducano in spinta economica. Ciò che manca ancora come tassello è il superamento della paura, che poi porta con sé anche il ristabilimento della domanda interna e di tutto quello che di sicuro Sara avrà detto con la sua straordinaria competenza, oltre a Sara anche gli altri che hanno parlato. Io sono convinto che siamo a cavallo di una ripresa importante. Se io vedo nella mia regione che un punto percentuale di PIL pesa 270 milioni di euro e se misuro quante imprese nuove hanno cominciato a stabilire vita qui in Abruzzo, quanti numeri ancora crescenti di brevetti si stanno ponendo in essere, la domanda anche di collocazione di servizi bancari, la domanda riguardante l'utilizzo di energia elettrica industriale. Il migliore Prodi, quello delle lezioni di economia a Rai 3, spiegava che uno degli indicatori di vitalità economica è il trasporto eccezionale di produzione industriale, che è misurabile, le autorizzazioni. Bene, c'è un dato: in questa regione è aumentata del 35% la domanda di trasporto eccezionale. Lo voglio dire a chi per missione quotidiana studia l'economia, diciamo il 50% di questo tavolo.
L'export vale di più, naturalmente, dell'importazione per una serie di ragioni, ma ve ne cito una da astuzia di lettura, caro professore. L'export realizza l'immediatezza del pagamento, proprio come modulistica di rapporto contrattuale. Anche su questo dato, l'Abruzzo è messa benissimo per merito dei colossi della provincia di Chieti, ma per merito anche dell'agroindustria. Il mondo del vino e il mondo di ciò che è connesso alla produzione enogastronomica abruzzese sta facendo numeri interessantissimi dal punto di vista delle esportazioni, ed è denaro vero, è denaro non attendista, non è denaro cartaceo che poi deve essere lavorato ulteriormente affinché si trasformi in introito. Questi dati della mia regione ci segnano, per esempio, che noi siamo in una curva di ripresa significativa. Il sindacato, che naturalmente svolge la sua funzione, dice ancora non si vede però la declinazione occupazionale su misura delle premesse. Graziano ci solleva da par suo, con la sua simpatia espressiva, che da me è apprezzata, che dobbiamo accendere le luci sul dramma del credito. Io sono assolutamente d'accordo, trovando le risorse. Io questa sera ho una cena importante, una convivialità francescana, affinché ci riconvinciamo tutti insieme che un soggetto bancario a passione territoriale può rinascere. Spero di convincere uno di quelli che è tenutario dei bastoni finanziari, sapendo che Giarda ha sempre avuto ragione quando ha raccomandato alla politica di non interessarsi di fare. Me lo dissi 10 anni fa. Questa è la seconda volta che disattendo i suoi suggerimenti. Nel senso che provo stasera a convincere un professore ed un, diciamo, ed una importante consistenza pugliese affinché dialoghino per fare in modo che nasca una soggettività bancaria. Dove mi fermo io? In quella che Giovanni Paolo II chiamava la sollecitudine prudente. Solleciterò prudentemente affinché guardino con simpatia all'Abruzzo. Oltre a questo ci sono gli strumenti normativi e finanziari che noi possiamo incoraggiare attraverso articolazioni di service che noi pure amministriamo. Però anche su questo fronte il governo Renzi ha fatto riforme davvero coraggiose. Tra l'altro patendo anche straordinarietà eccezionalmente negative della contingenza che è passata. Amici del PD di questa città e di questa provincia, si è fatto un grande lavoro in questi poco più che 2 anni. Quanti sono? Poco più che 2 anni, poco meno di più di 2 anni. Io riconosco che lui ha una spinta riformatrice che non appare e ci dovremmo soffermare, concludo, a misurare le cose. Uno dei compiti di un partito, perché poi non siamo un'autogrilla, non siamo, diciamo, una occasionalità di frequentazione. Il partito politico è organizzazione, patrimonio ideale e capacità selettiva di che? Selettiva di risorse umane, di bravure, di capacità prefigurativa, ma anche di misurazione di quello che fa la classe dirigente in esercizio. Se non lo fa il partito, organizzando quella che avrebbe detto Mazzolari, Primo Mazzolari, una specie di opposizione a se stessa, cioè leggiamoci, parliamo con noi stessi, diamoci del tutto, poi lo fa. O la strampaleria della stampa, o lo fa il mondo del rigore demolitivamente. Lo dobbiamo organizzare noi in chiave fisiologicamente costruttiva. Misuriamo le cose fatte, giudichiamo gli effetti, sapendo che è straordinaria la volontà del governo attuale anche di raccogliere impulsi su nuove riforme. A me personalmente, Matteo Renzi, ma anche Graziano Delrio, mi hanno detto: se ti serve una norma nuova per il dragaggio del porto, scrivila, convincici, facci capire dov'è che funziona di più. Io sono tanti anni che faccio politica, sono anni che mi avvicino con volontà di regalia di Montblanc ai vertici della politica. È la prima volta che mi riesce di essere capito e di parlare il dialetto esattamente come serve. Abbiamo fatto la norma correttiva della norma originaria sull'alleanza dei porti, è andato anche l'ottimo Zecca al Ministero e ti hanno detto che non era possibile. Io ci ho lavorato facendo un po' come faceva Melilla, cioè Melilla è un parlamentare nostro, stava qui, è straordinario Gianni, quando c'erano due posizioni conflittuali diceva: ha ragione Giuseppe, ma non ha torto Mattia. Io ho fatto così per risolvere il problema.
che c'è stato circa la norma riguardante i voti. Ho detto la norma è perfetta, ma va bene anche se noi proviamo ad arricchirla di questa correzione. E la correzione è che le regioni documentalmente possono produrre una modifica della connessione portuale tra il porto di Pescara e di Ortona e l'autorità portuale di sistema di Civitavecchia. Chiaramente con l'accordo di Civitavecchia, col consenso della regione che si è vista sfilare un matrimonio portuale come le Marche. Ho cucito questo, è diventata norma, oggi è norma vigente. C'è il Consiglio di Stato che sta cercando di problematizzare in sede consultiva, ma lo risolviamo. Ma perché c'è questo clima germanico funzionale? In Germania il rapporto tra la capitale e il land è di questa natura, competitivamente collaborativa. Perché c'è questo? Perché c'è una vitalità che io da quando faccio politica non l'ho mai toccata con mano. Uno adesso può interrogarsi sull'eccessivo di questa vitalità, che se ne fanno troppe di cose, ma è straordinario quello che abbiamo messo in campo su questo fronte. Guardate, è davvero da raccontare e da dire. Cioè, guardate, quello che ci si può aggiungere è giusto, come si può dire, un tocco di lapis. Non so, io adesso sto provando a immaginare come fare sì che le opportunità di dialogo tra mondo della scuola e mondo del lavoro possano essere estese con certezza e velocità a tutti. Ma mi convince la modalità che è già scritta negli strumenti di garanzia giovani. Dobbiamo giusto che ne dare un tocco di lapis. Quindi con questo spirito io vi chiedo, facciamo conoscere, e nel mentre facciamo conoscere ulteriormente integriamo, fra poco si presenta la nuova proposta che poi si conclude con la legge di stabilità del 17. Cioè vedete come questa macchina normativa è perfetta, se però ciascuno fa il suo dovere a partire dalle comunità. Io ringrazio molto Misiani che è venuto da un lontano molto vicino per darci questo contributo, ringrazio voi che siete dalla parte sociale, Sarra di Costanzo Zecca e Umberto Coccia, ringrazio tutti quanti voi che siete i nostri interlocutori esigenti. Io vi assicuro che questa regione la cambiamo da cima a fondo. L'obiettivo mio alle prossime elezioni è di farci carico anche di fare le liste del centrodestra e dei 5 Stelle, che loro devono essere rinunciatari nei nostri confronti. Grazie. Grazie a tutti e alla prossima.